Silvia mia carissima, ti ringrazio per il pensiero costante, per il calore della tua mano che sento quasi fisicamente fra le mie. L'avvocato Raffaele della Valle ti avrà detto: non si sa nulla e si va a volo cieco. So solo che non voglio chiedere di uscire. Chiederò nel caso di essere trasferito nel carcere di Bergamo, più vicino a Milano e detto tra noi meno fossa dei serpenti. Potreste mandarmi una foto tua e di Gaia? Certo, la tua assenza mi mancherebbe tanto, ma devo difendermi in modo anche clinicamente decente, e a Bergamo ci sono centri attrezzati per le cure. So che voglio uscire pulito e a testa alta, ma mentirei se ti dicessi che so quando. Ormai sembra una lotta tra il potere e me. Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da disperarsi. Siate unite tutte. Pare che domenica ci sia un altro atto di questa tragicommedia. Forse sarà lunga, dolorosa, piena di angosce. Voglio viverle tutte, senza sconti. A riposare, io che ne avevo tanto bisogno, a curarmi, ci penserò dopo. Io so che tu nei panni miei faresti lo stesso, e questo è tenermi in piedi. Ti voglio un bene immenso, ballerina. A te e a Gaia vola ogni minuto il mio pensiero. Penso alle vostre sofferenze, alle voci della gente, la conosco io la gente, all'impaccio, povere creature, che questa mia vicenda vi procura, e del danno immenso che crea a me. Ma pazienza, Giobbe mi venga in aiuto. Mi regge, feroce, la certezza della mia onestà totale, lo sbigottimento per questa mascalzonata, o errore, o macchinazione, o non so cosa. L'unica cosa che so è che sono innocente. Voglio, devo vivere fino a sentirlo gridare. Dopo non mi importerà più di niente. Ciao ballerina, ciao Gaia, tutte e due sul mio cuore. Papà.